ragazzi, bentornati in cucina col banana, c'è sempre Federica Riprese. Vabbè, se te scoccia lascia perdere, insomma. È bello anche cambiarle le fidanzate, però è difficile. Allora, oggi facciamo i calamari ripieni. Un ragazzo che si chiama Manuel Olivieri, tempo fa mi aveva mandato una sua ricetta dei totani ripieni e l'ho segnata, interessante, probabilmente una volta poi la farò. Oggi vi faccio vedere come faccio di solito io i calamari ripieni. Li dedico a Manuel Olivieri e poi saluto Giovanni Silvestro, Fabio Scarpelli e i suoi amici Francesco Zega e Antonio detto il Toro. Bel soprannome, ma il Toro perché per via magari è grosso e forte o per via di... Caro amico Antonio, se c'hai sto soprannome preoccupate. Poi saluto Gerardo Boccia, ciao ragazzi! Magari non sono tutti, qualcosa manca, scusate ragazzi. Abbiamo il calamaro, c'ho già i guanti perché poi ho manipolato il pesce, poi puzzano le mani, lasciate bene. Calamaro, pan grattato, un misto di parmigiano e pecorino, tonno, acciughe sott'olio, pomodori secchi, olive nere, prezzemolo e capperi. Sicuramente manca qualcosa, c'è l'aglio e l'olio, vabbè. Cominciamo tagliando un po' di cose, quindi io vi faccio vedere un solo calamaro, ragazzi, quindi vado anche un po' ad occhio con gli ingredienti. Le olive le tagliate come volete, io vi consiglio di lasciarle un po' grossolane perché è più buono e si senta sotto l'oliva. Ok, tu sei un po' troppo grossolana. Ok, mettiamo da parte i capperi, anche diamo una tagliata, mettiamo in mezzo pure un po' l'olive. Ok, le acciughe le tagliamo così al volo e anche i pomodori secchi li facciamo a striscette sottili e poi andiamo a tagliarli anch'essi piccolini. Ok, ci mettiamo anche un po' di prezzemolo, lasciamo tutto così grossolano, spendiamo tutto insieme e mettiamo in un recipiente tutto quanto questa roba. Mettiamo tutto insieme quello che abbiamo tagliato in una cucumella e c'è dentro anche il tonno. Ora mischiamo tutto, ma possiamo anche evitare di mischiare tutto, lo mettiamo un attimo da parte. Questi sono i tentacoli e il resto del calamaro. Noi andiamo a tagliarlo a pezzi piccoli, anche perché poi questo comporrà il ripieno del calamaro insieme al preparato che abbiamo fatto prima. Quindi andiamo a tagliare così a buffo, un po' come meglio ci viene. Abbiamo messo in padella i calamari con spicchio d'aglio, goccio d'olio. Ok, li facciamo andare poco, ma tipo un minuto, non di più. Pizzico di sale, non tantissimo perché comunque le altre cose per i pomodori secchi, tonno, il ripieno è già bello saporito. Quindi andiamo a far insaporire un po' i calamari. Spegniamo il fuoco e torniamo sul tagliere. E ora li andiamo a tritare a coltello. Potete anche usare un mixer, ma dovete stare attenti a non tritarli troppo. Devono venire piccoli, ma comunque un po' si devono sentire. Mettiamo un uovo nel
composto che abbiamo creato prima e poi prendiamo il calamaro che abbiamo ora tritato al coltello e mischiamo tutto insieme. Ok, ecco qui. Guardate che bello. Andiamo ad aggiungere il parmigiano e pecorino mischiati. Facciamo addensare un pochino e per far addensare ulteriormente andiamo a mettere il pangrattato. Quindi ragazzi, non ci resta da far altro che prendere il calamaro, pulirlo bene o farcelo pulire dal pescivendolo di fiducia, prendere il composto e andare a imbottire il calamaro con il composto, aiutandoci con un cucchiaio e con le dita. Attenzione perché il calamaro è infido e ci aiutiamo bene. A me piace un composto così, c'è chi lo fa un po' più liquido, chi lo fa un po' più come gli pare, a me piace così, bello bello grossolano. Ok, andiamo poi a mettere in cima degli stuzzicadenti per chiudere la parte superiore del calamaro. Ora a me piace farlo in padella, ma si può anche fare al forno, però vi faccio vedere in padella come si fa. Mettiamo nella stessa padella in cui abbiamo cotto il calamaro, questo calamaro ripieno, lo mettiamo a fuoco alto, 2-3 minuti da un lato, 2-3 minuti dall'altro, perché il calamaro ha una cottura molto veloce, sennò poi diventa di gomma. Poi a fine cottura un pizzico di sale. Eccolo qua ragazzi, il nostro bel calamaro ripieno. Abbiamo messo anche una foglia di prezzemolo sopra per al lato per fare un po' di bellezza. Se ci volete mettere sopra un po' di prezzemolo ci sta bene. Ora andiamo a mangiare. Questo ragazzi andrebbe fatto freddare un po', perché così il composto interno, anche se l'ho lasciato un po' grossolano, si va un po' ad addensare e quindi poi è più facile da tagliare. Buono. Un pizzico di pepe, non ci stava mai. Buono. Buono. Mia madre invece tende a frullare tutto e poi mettere proprio il ripieno con la sacca poche dentro, come è un po' più tradizionale. A me però invece piace un po' più così, che poi quando mastichi si sentono un po' più i pezzi di calamaro, il tonno, eccetera, eccetera. Però come vi dico sempre, ragazzi, io faccio le cose a modo mio, quindi andate a vedere sul Giallo Zafferano, sicuramente ci sono ricette fatte meglio. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Banana, il banana, il banana, il banana.